dalle gorgonie ai rododendri, dai delfini ai lupi. In una manciata di chilometri il paesaggio cambia completamente, regalando tesori straordinari sospesi fra le vette e il mare. Sono i parchi di Liguria, piccoli gioielli di natura disseminati lungo le montagne che si affacciano sul Mediterraneo. Li scopriremo seguendo insieme l'Alta Via dei Monti Liguri, uno spettacolare itinerario escursionistico che si sviluppa per oltre 400 km sui rilievi interni, principalmente lungo il crinale spartiacque che delimita il versante costiero della regione, attraversando il cuore dei grandi parchi naturali regionali e collegandosi con apposite diramazioni con altre aree protette. Sarò io, l'Aquila Reale, la regina dei rapaci, a condurvi in questa indimenticabile avventura nella natura della Liguria. Ora scendo verso sud-est, perché voglio mostrarvi un altro incantevole territorio protetto dove noi falchi pellegrini amiamo nidificare. È un tratto di costa riconosciuto dall'UNESCO come Patrimonio Mondiale dell'Umanità, insieme al Parco Nazionale delle Cinque Terre. È il Parco Regionale di Porto Venere, che comprende il promontorio con il borgo omonimo e l'arcipelago delle isole Palmaria, Tino e Tinetto. La scogliera del Muzzerone conserva paesaggi selvaggi e inaccessibili. Qui vive una farfalla ormai rara, tipica della macchia mediterranea, la ninfa del corbezzolo. La scogliera ospita un'importante colonia di corvo imperiale, uno dei più grandi passeriformi europei, col suo metro e mezzo di apertura alare. Ha neri il piumaggio e il robusto becco e ha abitudini gregarie, tranne che nel periodo degli amori, quando i maschi sostengono delle lotte furiose per il possesso delle compagne. All'inizio della primavera, quando fioriscono le essenze della macchia mediterranea, arrivano nell'area protetta gli uccelli migratori. Ecco un'upupa che fa provviste dopo il lungo viaggio dal continente africano. Il gabbiano reale è l'uccello più comune nell'area protetta. Nidifica in ogni anfratto delle pareti rocciose che si affacciano sul mare. Il suo grido è la colonna sonora di queste isole. Sull'isola di Palmaria è particolarmente comune un altro grande e coloratissimo uccello originario del continente asiatico, il fagiano. In alto, nascosto sulle inaccessibili scogliere a strapiombo sul mare, ecco il mio nido. Quest'anno sono nati due pulcini che continuamente richiedono cibo. Venite, vi mostro il mio spettacolare territorio di caccia. La splendida chiesa di San Pietro, tipico esempio di stile gotico ligure, si erge sulla punta del promontorio dell'Arpaia. Più in alto domina il borgo il possente Castello Doria. Ma sono sicuramente le isole, le aree naturalisticamente più interessanti. Palmaria, con i suoi 174 ettari, è l'isola maggiore. Il versante orientale, coperto di vegetazione mediterranea, scende dolcemente verso il mare, mentre quello sud-occidentale è caratterizzato da alte e selvagge falesie, luogo di nidificazione di molte rare specie di uccelli.
L'isola del Tino è zona militare ed è visitabile solo il giorno di San Venerio. Nell'area nord-orientale sono visibili i resti di insediamenti monastici risalenti all'XI secolo. L'isola è, secondo la tradizione, il luogo di sepoltura di San Venerio, celebrato il 13 settembre come protettore del Golfo di La Spezia e dei guardiani di faro di tutto il mondo. Sul piccolo scoglio del Tinetto sono visibili i resti di un piccolo oratorio di tipo eremitico risalente al V-VI secolo d.C. Sulla sommità dell'isola del Tino emerge dal bosco di lecci e di pino d'Aleppo il Grande Faro, importante punto di riferimento per la navigazione dell'Alto Tirreno. Per la straordinaria varietà e ricchezza degli organismi presenti, un piccolo tratto di mare è stato dichiarato area di tutela marina, aggiungendosi così alle altre aree protette statali e regionali del Mar Ligure. Scendendo in profondità, si susseguono scenari spettacolari, nei quali gorgonie rosse, madrepore e margherite di mare sembrano fare a gara per mostrare i più sgargianti colori. Grotte e anfratti sono il nascondiglio ideale per gamberi e aragoste. Sotto gli occhi attenti dello scorfano, un piccolo nudibranco, chiamato la vacchetta di mare, scivola silenzioso tra le rocce colonizzate dagli organismi marini. Una giovane cernia osserva la scena incuriosita. Nella piccola prateria di posidonia oceanica si aggira indisturbato un cavalluccio marino. L'area marina protegge in realtà un piccolissimo fazzoletto di mare, solo 3 km quadrati, sufficienti però per fare incontri davvero indimenticabili.